di Napoli Web 24, Vincenzo Rea. Salve, salve a tutti. Allora, quali spunti oggi hai colto da questa conferenza stampa di Benitez alla vigilia di una gara importantissima per il Napoli? Sì, in effetti oggi in conferenza Benitez ci ha parlato di questa prima sfida, forse l'esame più importante del Napoli in questa stagione in campionato. Una sfida alla Roma che è un avversario veramente ostico che comunque il Napoli affronterà con la consapevolezza dei risultati finora ottenuti e con il rispetto dell'avversario ma senza timore. Il Napoli andrà a giocarsi questa partita, questo primo scontro al vertice con la consapevolezza di essere una grande squadra che al primo esame, quindi anche il mister, nonostante qualche problemino di formazione, ricordiamo che probabilmente ci sarà il rientro di maggio, ma ci sono ancora delle incognite legate alle condizioni fisiche di Zuniga. Certamente non ci sarà Zuniga, sì. È in dubbio Albiol. Io Albiol e lo stesso Higuain che hanno svolto metà seduta settimanale con lavoro diciamo a parte, poi hanno preso parte soltanto ad alcune sedute di allenamento completo insieme al resto della squadra. Il mister parlerà col cuscino, come sappiamo, sì. Nelle ultime ore e scioglierà gli ultimi dubbi di formazione soltanto nelle ultimissime ore prima della partita. Benitez ha detto una partita da vincere ma non a tutti i costi, nel senso che insomma non centrare i tre punti non sarebbe un dramma visto insomma che siamo solamente all'ottava giornata. Sì, infatti il mister ha detto che il campionato è una corsa ad oltranza, nel senso la partita di domani è sì importante perché è un primo banco di prova per la stagione, però non è assolutamente definitiva. Ricordiamo che oltre a Napoli e Roma ci sono altri avversari come la Juventus, che rimane comunque la squadra più accreditata per la vittoria dello scudetto, e poi senza trascurare Fiorentina ed Inter che restano delle avversarie rispettabili. Oltre alle avversarie in campionato ci sono avversarie anche europee e certo. Martedì c'è la partita con il Marsiglia. Sì, la partita col Marsiglia resta fondamentale secondo me in chiave qualificazione agli ottavi. Forse il Napoli proprio col doppio scontro col Marsiglia potrà capire quali saranno le chance di qualificazione, perché poi in caso di doppia vittoria, come tutti ci auguriamo, andrebbe a giocarsi le possibilità di passaggio del turno con la doppia sfida con Borussia Dortmund e Arsenal, che restano delle avversarie molto molto difficili. Di Roma e di Marsiglia speriamo in chiave positiva, se ne parlerà sicuramente nella tua trasmissione di giovedì sera. Ce ne vuoi parlare? Sì, la trasmissione di giovedì, il nostro esperimento nato da un'idea di webnapoli24.com, il nostro approfondimento in streaming con la nostra trasmissione webnapoli24tv che andrà in onda. Webnapoli24 è un sito che parla non solo di Napoli. Non solo di Napoli, ma anche un approfondimento con un occhio di riguardo sulla città di Napoli e non solo, trattiamo anche di tantissimi altri argomenti, ma l'occhio di riguardo è quello sul calcio Napoli. Noi insieme a Marta Rea approfondiamo in questa trasmissione i temi salienti del calcio Napoli. Mandiamo un saluto anche a Marta Rea e appuntamento quindi a giovedì. A giovedì. Forza Napoli.